Bentornati qua sul canale, io sono Fablinker e oggi siamo qui su Redfall. Sono un po' in ritardo, lo ammetto, però purtroppo in questi giorni non ho avuto gran tempo di poterci mettere le mani sopra. Oggi ho avuto un po' di tempo e ne ho subito approfittato. Allora, è un gioco di cui non ne parlano bene, non ne parlano malissimo, cioè diciamo che c'è un po' di... Come dire, si viaggia sulla mediocrità, quantomeno. E sono curioso, perché comunque questo è un gioco Arcane. E Arcane ci ha, diciamo, deliziato con i Dishonored, con Deathloop, giochi di alto spessore. Allora, entriamo a Redfall, proviamo, se mi fa entrare. L'unica cosa che veramente posso già dire che è negativa sono i 30 frame al secondo. Quella purtroppo. Allora, vabbè. No, non ho capito una fava. Sottotitoli, ok. Ma c'è italiano almeno? Domanda? Penso di sì. Non si sa mai. No, ma che? Ma non mi interessa. Posso giocare? No, vabbè, non ci credo. Voglio morire. Voglio morire. Ok, forse ce l'ho fatta. Ci ho messo 10 minuti buoni perché non trovavo la password. Questo account è già collegato, ma... Mi fai giocare, per favore? Oh, santo cielo benedetto. Vabbè. Allora, nuovo eroe. Nuovo eroe, volevo dire. C'è Jacob che ha queste tre tipologie di combattimento, giusto? Laila. Evoca. Ok. Devinder. Non lo so. Remy. Per me Jacob è il migliore. Io farei fermacuori. Sì. Allora, hanno detto che questo gioco si può giocare tranquillamente in single player, ok? Poi, secondariamente, stavo dicendo prima che una cosa brutta di questo gioco sono i 30 frame al secondo. Ebbene sì, il gioco è bloccato a 30 frame ed è un po' brutta come cosa. Questa è la difficoltà, io farei normale, sì, Crepuscolo va benissimo. Selezione eroe questo qui. Ma se volessi giocare normalmente, posso senza dover ospitare partite o... Chiaro che è un gioco che sembrerebbe essere più propenso al Ciò che è multiplayer. successo a Redfall è colpa mia. Doveva essere un bel posto. Quando sono arrivata, pensavo di aiutare. Dicevano che una goccia del mio sangue poteva cambiare tutto quanto. Salvare la gente dalla malattia. Persino dalla morte. Nessuno sarebbe stato lasciato indietro. Sarebbe stato un mondo perfetto, una cornucopia. Che sciocca. Erano dei mostri. Hanno preso più di una goccia. Hanno preso ogni cosa. Ora, il male sta inghiottendo questo posto un pezzetto alla volta. Quando la gente si è resa conto di cosa succedeva, era già troppo tardi. Ora si scannano l'un l'altro. Implorano i mostri di risparmiarli. Alcuni si nascondono per paura e sperano inutilmente nei soccorsi. Altri hanno provato a fuggire. Ma i mostri hanno bloccato ogni loro tentativo. Non c'è via di fuga. Non si pensa che le cose possano precipitare finché non succede. E allora è troppo tardi.
Ma alcune persone stanno provando a resistere. Credo possano salvare questo posto. C'è soltanto una cosa che glielo impedisce. Una città intera, piena di vampiri. Oddio, la premessa è tanta roba, eh? Cioè, la premessa narrativa è assai interessante. Poi bisogna vedere come si svilupperà, ok. Però per il momento io sono abbastanza colpito, quantomeno. Chi sta arrivando? Ah, ho capito. È la regina. Sembrerebbe. Dei vampiri. Non puoi sfuggirmi. Nessuno lo farà. Appartenete tutti a noi. Gli altri vi vogliono morti, ma io vi voglio qui. Vivi. Posso usarvi. Non rivedrai mai più la luce del sole. Ok. E come farebbe per usarci? Domanda più che legittima. Ma poi cos'è? Cioè, mi spegne il sole? Tipo Bajur? No, cioè. No, raga. Andiamocene da questa bagnarola. No, raga. Finché c'è ancora luce. A 30 frame è ingiocabile, ragazzi. Ma cos'è? C'era da immaginarselo che non ci avrebbero lasciati andare. Non sono abituato. Aiuto. Ma scatta tantissimo. O sembra a me. Nello stesso effetto che mi fece a Plague Tale Requiem all'inizio. Non riuscivo veramente a giocarci. So che in uno sparatutto 30 frame è veramente poco. Accidenti. Era il capitano che doveva portarci via dall'isola. Riposa in pace. Messaggio di evacuazione. Una ventina di anime confermate pronte ad andarsene da questa maledetta isola. Quasi tutti incolumi, qualche ferito. L'incontro è stabilito per mezzanotte. Darò il controsegnale prima di salire a bordo. Remy. Diario di bordo. Questo è il mio ultimo passaggio. Non tornerò più a Redfall. Vabbè, ok. Ha visto cose orribili e spregevoli. Ho visto quella che un tempo era brava gente attaccare i poveri innocenti. Vabbè, sono vampiri, grazie. I posti di bambini scomparsi e animali che tappezzano i muri. Ok, ok. Stavo cercando di salvare la gente rimasta qui a Redfall, che era ancora sana, quantomeno. Dobbiamo rifornirci di scorte mediche. Non sappiamo cosa ci aspetta. In caso di emergenza, Tess, se si mette male o restiamo separati sul traghetto, cosa devi fare? Vai alla macchina, prendi la pistola.
Ti voglio bene, mia cara sorina. Stai attenta, pensa a salvarti. Sì, ma io sapete che sono tremendamente sincero con voi. Cioè, per me al momento è veramente complesso giocare a questo gioco. Ma non perché... Cioè, non mi sembra brutto. Ma è i frame che... È veramente fastidioso. Come si fa a rompere il vetro? Corpo a corpo. Vabbè. Non si può fare. Oh. Pronto soccorso, scorte mediche. Ma non ha senso che mi curo. Sono già al massimo della vita. Perché dovrei curarmi? Lettera legale. Gentile signora Moreau. Capisco che non abbia notizie del suo marito da 10 giorni, ma sono sicuro che ci sia una spiegazione. Parli con i suoi colleghi e amici. Che sia fuggito con qualcuno. Chiedo scusa, ma sono avvocato divorzista. O che si stia ubriacato. O che si sia ubriacato e sapito nell'alica di un peschereccio. Vabbè, ok. Perfetto, mi sembra un'ottima cosa. Oh, pistola. Ora si ragiona. Finalmente. Finalmente una pistola. Messaggio minatorio. Signor Xavier. O Xavier, boh. L'ho visto sbirciare nelle mie finestre e accostare l'orecchio alla mia porta sul retro. Quello che credo di sapere non è che nella minima parte di ciò che sta per accadere. Può restare a Redfall, scoprire la verità, diventare uno di noi. Un intoccabile, pure c'è l'alternativa. Ma non credo che le convenga scoprire di cosa si tratta. L'aspettiamo. Borsa da viaggio. Prendiamo un po' di provviste. Basta che salto che ho. Carne seccata. Quanto cibo che so trovare. È più cibo che altro. Ma se io dovessi sparare qua... Ok, ok. Sì, ho già fatto. Grazie per il tutorial, ma... Questa non si può andare. È l'unica mi sa che andare giù. Perché siamo sott'acqua, mi sa. O forse no. Niente più vie di fuga per loro. Ragazzi, ma questa è acqua? O è fatta apposta? Tipo, sembra gelatina. Ok. Faccio finta di non saper niente. Ok, B per abbassarci. Ma che cazzo è successo qua? È tutto così. Nessuno può lasciare quest'isola. Non così. Ah, ma è fatta apposta. Allora l'acqua ha questo effetto gelatina perché è fatto così. Ora è più chiara la questione. Wow, grazie. È un gioco particolare al momento. Non riesco ancora a inquadrarlo, ma... Pistola. Cosa cambia dalla pistola che ho? Qual è quella più forte? Sono uguali. Chissà se si potrà vendere le cose. Boh, chi lo sa. Lo scopriremo andando avanti. Bastava rompere il vetro. Ok.
Beh, il colpo d'occhio è quantomeno notevole. Quantomeno. Che diavolo sta succedendo al sole? Fa vedere il sole? Ma si sta spegnendo. Anche se qui Dio c'entra poco. Questa è bella, eh. Oddio, anche se Dio c'entra poco. Vabbè, ok. Sta a fa come la bajur, la sta spegnendo, va bene, dai. È tutto assai meraviglioso. Scorte mediche, pinza a becco curvo. Onestamente non so cosa possa servire una pinza, però vabbè. Ah, c'è un'altra. Munizioni di fucile di precisione che non ci serve, ma ok. Un'altra pistola. So che mi sentite. Che cazzo hanno in mente di fare? Forse è meglio evitare la gente del posto. Questo sembra amichevole. Beh, se volessi affrontarla? Domanda, eh. Wow. Che bello. Che bel messaggio. Ah, ma mi dà soldi questa roba che sto raccogliendo. Sto cercando di fare una strada alternativa. Perché mi ha detto di evitare la gente. E in effetti forse è la scelta migliore al momento. Boh, intelligenza artificiale un po' così così, eh. Non si sta accorgendo che noi passiamo dove vogliamo, vabbè. Perché siamo quasi arrivati. 600 metri, dai. Ci siamo quasi, eh. Ci siamo quasi. Forse è una trappola. O a qualcuno serve aiuto. E come... Ho capito, ma come si rompe sta roba? Ah, ok. Mo' mi è più chiaro. Torcia. Anche se in realtà io ci vedevo. Onestamente, ci vedevo. I gameplay non... Boh. Devo ancora capirlo. Però in realtà il gioco non... Cioè, rispetto ai soliti giochi Arcane, si vede che è più scarso, no? Adesso va in automatico almeno il raccoglimento delle risorse, grazie al cielo. Ma non so dove devo andare. Si può annullare il segnalino? Ok. Dov'è che devo andare io? Elimina tutti i seguaci alla stazione dei pompieri, ok. Eliminiamoli i seguaci allora. Gioca a modo tuo. Ah, possiamo andare anche in stealth quindi. Ma sono più per il entrare così a botta e fare male. Onestamente, mi sono giocato così tutto quanto Deathloop, quindi. Che fretta c'era? Che fretta c'era? Maledetta primavera. Oh, porca miseria. Bella questa, però, eh. Dove vai, nemico? Ah, bello, dove cazzo lo da vai? Allora, mi sto abituando ai 30 frame al secondo, ragazzi. Però comunque
oggettivamente è brutta da vedere questa cosa. Per quanto mi stia abituando pian piano, ma è veramente... A giorno d'oggi, 2023, vedere un gioco a 30 frame al secondo mi fa male. Mi fa male perché... Perché sì, cioè... Perché non dovrebbero esistere i giochi a 30 frame 2023. E non è una critica al gioco, però ragazzi, per favore, dai, se mi dite ancora che nel 2023 i giochi non devono essere a meno a 60 frame. Allora. Ah, un grimaldello. E di qua? No, vabbè. Cos'è sta porta? Ma non c'è neanche la maniglia. Che porta è? Stavo vedendo che noi possiamo passare anche da qua sotto. Oh, fammi passare un attimo, grazie. Ah, si va anche in scivolata, ok. No. Sento dei rumori. Ok, porta sbloccata. Sospiro profondo, ma chi è? Non c'è nessuno. Andiamo un attimo giù e vedere chi c'è. Un'altra arma. Calma. Un'altra arma. Posso anche smontarla? Ah no, ancora no. Dov'è l'altra arma? Scusatemi. Dammi questa un secondo. Non fa danno. E quanto ci mette a caricare? Trafiggi, vai. Comunque, boh, vado meglio senza torcia. Non so perché. È molto luminoso il gioco. Ah, nuovo livello. Prima abilità. Questa musica tutta... Fa vedere un attimo abilità. Ammazza, oh, ma gigante. L'albero delle abilità. Ho un punto abilità. Aumenta il raggio. Questo cos'è? Aumenta la salute. Ok. Aumentiamo un attimo la salute, ragazzi, dai. Ecco fatto. Così va meglio. Ah, così muoiono. Potevo farlo prima in realtà, non ci ho pensato. Stupido io che non ci ho pensato. Ci pensavo prima magari. Ma che è sto rumore che sento di continuo? È fastidiosissimo. Era la radio? No. No. Vigile del fuoco dell'anno, conferito a Galel Fasi. Vabbè, ok. Farel, bravo Farel. Hai fatto un buon lavoro, amico mio. Complimenti. E... di ricambio. Madonna, quanto è lenta a ricaricare. Cioè, le casse d'acqua non le prendiamo, però l'acqua da sola sì. Ha senso. Tutto molto senso, raga. Oh.
Va bene, va bene. Allora, qua non c'è niente. O da qualche parte sarà sto tizio, eh. Belle le porte senza... Fa morire da ridere, ragazzi, queste cose. Le porte senza maniglie, vabbè. Uscire a pallettoni? Vamos! Un attimo, mettiamo fucile a pallettoni. Che è questo qui per caso? Direi di sì. Così lo apriamo subito. Civili? Sono di sopra? Per forza. Ah, okay. Ecco che tossiva dava. Zitta. Non sapete cosa vi perdete. Se venite fuori ve lo mostriamo. Ma che cazzo? Sono preso un colpo. Questo posto non mi ha ancora ucciso. Ora va meglio. I fanatici se ne sono andati. Poi potete uscire. Li abbiamo fatti fuori tutti. Li abbiamo, li ho fatti fuori tutti. Vabbè, missione compiuta. Molte grazie, molte grazie. Belli! Sti pixel che si caricano un po' in ritardo, leggermente. Dove ha le mani la signora? Le ha conficcate dentro? Fantastico! Bisogna scoprire chi comanda. Ok. Andiamo a conoscere la gente del posto. Raccolto. Un'altra cosa raccolta, ragazzi. Questo è forte vero. Mettiamo questo allora, eh. Allora, dottor Hunt. Hanno rimesso a posto un po' tutto quanto, eh. Ci ha messo poco. Ci ha messo. Dottore! Boyer, giusto? Sono lieto che tu sia qui. Mi sa che sei l'unico. Non voglio pensare a cosa sarebbe successo senza il tuo intervento. A nome di tutti, grazie infinite. Mi chiamo Terence Hunt. Sono un medico. Lavoravo all'ospedale di Redfall. Assisto tutti qui, malati, feriti e chiunque abbia bisogno di cure. Se ti servono scorte mediche, chiedi a me, ma prendi solo quello che ti serve davvero. Potevamo morire. Fortuna che la reverenda aveva quei razzi. Ci sono altre persone che ne hanno bisogno tanto quanto te. Va bene. Sì, ma io non voglio comprare nulla. Io sono povero. Io sono povero. Se hai bisogno di me, sono qui. Va bene, lei è molto gentile, ma... Foglio del... Di registrazione. Vabbè, ok.
No, non penso che sia al bagno la reverenda. Jacob, giusto? Sono felice che tu sia dalla nostra parte. Sono la reverenda Eva. Piacere di conoscerti. Mi dispiace che le circostanze non siano delle migliori. Prima di tutto questo eravamo al rifugio per senza tetto. Comunque sia, qui mi occupo dell'organizzazione. Invio spedizioni in cerca di scorte, viveri, persone da salvare. A volte trovano qualcosa di utile. Controlla il baule di tanto in tanto. Quello che ci trovi dentro è tuo, se a noi non serve. Ok. Sapevo che della gente era scomparsa, ma... Sì, ma sono da comprasti... Non è roba proprio gratuita, eh. Vabbè, ok. Parla con Anna. Insomma, dobbiamo parlare con tutti i nostri colleghi. Ah, ecco, in gravidanza. Mi sembrava, infatti... Jacob, eh? Cosa hai fatto all'occhio? Non chiedere. Beh, siamo in debito con te. Io sono Anna e questo è mio marito Gio. Quale? Hai incontrato uno di quei mostri, vero? A lui, l'unico modo okay. per ucciderli è trafiggerli al cuore con un paletto. Esplodono come fuochi d'artificio. Per i pazzoidi invece bastano le armi normali. E di quelle ne abbiamo da vendere. Il paletto è gratis, ma... Le mie armi dovrei guadagnartele. Mi dispiace. Mi pareva. Non le dispiace. Per niente. Comunque, piacere di conoscerti. Detesto quel tipo. Immagino che il sentimento sia reciproco. No, ma il bello è che io... Ah, dobbiamo sdebitarci per quello che hai fatto. Poi, ah, devi pagare la roba, cioè... Ciao, capito? Joe. Ciao, Joe. Io veramente non so cosa dire. Io non so cosa dire. Ragazzi, io mi fermerei qua per il momento. Mi fermerei qua perché adesso si parlerà tanto in questo gioco. Sta di fatto che... Adesso devo ancora giocarlo per bene, ovviamente. Devo giocarci almeno 4, 5, 6 ore perché comunque il gioco ne dura 11-12, quindi... Insomma. Cioè, per farsi un'idea devo ancora giocarci molto. Però la prima idea che mi sono fatto è che sia un gioco... come dire... un po' poco rifinito tecnicamente parlando e che poteva essere un gioco migliore sotto diversi punti di vista e che sia un titolo da fare soprattutto in cooperativa con gli amici, perché secondo me in cooperativa prende quel valore in più. Sì, ok, si può fare anche da soli, però in cooperativa forse è leggermente meglio. Comunque ragazzi, vi ringrazio molto, se volete altri video su Redfall fatemi sapere e noi ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima!